Arnaldur Indridason, I figli della polvere, Guanda Edizioni. Da lontano l'edificio sembrava un carcere. Da anni non beneficiava di alcun intervento di manutenzione. Taglia alla sanità, così si chiamavano, e a subirne per prime le conseguenze erano sempre le strutture come quella, ossia gli ospedali. A tutte le finestre c'era una luce giallastra che spiccava nel buio dell'inverno. In quel gelido gennaio l'enorme e squallido edificio si ergeva solitario in prossimità del mare, circondato da un ampio parco, ora immerso nelle tenebre. Dalla fermata dell'autobus Palmi si incamminò verso l'ingresso e notò che al secondo piano era aumentato il numero di finestre provviste di sbarre. Se ne aggiungevano sempre di più. Andava lì ogni settimana, da quando aveva memoria, per fare visita al fratello. La qualità delle cure mediche era calata di pari passo con lo stato di manutenzione dell'edificio, ormai ridotto a una sorta di parcheggio per malati di mente. Non si faceva altro che imbottirli di farmaci per renderli innocui. Quel posto gli dava i brividi, al punto che da bambino molte volte si era rifiutato di entrare insieme alla madre, insistendo per aspettare fuori fino alla fine dell'orario di visita. Ora però non poteva più restare lì ad attenderla. Sua madre era morta e non c'era nessuno che andasse a trovare suo fratello. Dalla porticina si accedeva direttamente al corridoio che i pazienti usavano come area fumatori. Non era l'ingresso principale, ma da quella parte Palmi doveva fare meno strada per raggiungere la camera del fratello. Già nel varcare la soglia si rese conto che qualcosa non andava. Di solito entrando si trovava di fronte a un gruppetto di degenti con la sigaretta in mano. Potevano starci solo pochi alla volta. Tutti avevano le dita ingiallite e lo sguardo vacuo e conoscevano benissimo Palmi, il quale prima di ogni visita passava a comprare un pacchetto di sigarette da offrire. Alcuni accettavano, altri continuavano a guardare fisso davanti a sé. Adesso in quel corridoio non c'era nessuno. Da qualche parte qualcuno stava gridando. In lontananza si sentiva un campanello d'allarme.